E allora slanciati in avanti come al tuo solito, vai. Ecco, anche la scollatura è messa molto bene, vai. Alza la gamba destra. Scollatura. Bravissima, l'altra. L'altra sinistra. Sinistra. Là. Hai fatto onore alla tua città. È andata, signora. Bravissima. Cara Renata, ce l'abbiamo fatta. Scelga contenitore A o contenitore B. 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 B, scusa. B come Bologna. 500.000 lire. Ah. Grazie mille, mi accontento, vi ringrazio di cuore. Si accontenta. Si accontenta. Arrivederci, signora, allora. Grazie per aver giocato con noi. Questa settimana Verdi sarebbero, ma comunque ma chissà quanti hanno preso l'iniziativa con te, che fai tanto il difficile. Vai, vai, vai. Comunque, non lasciamo un seminato. Effettivamente devo dire. Facciamo il punto della situazione. Io sono perfettamente d'accordo dicendo che gli stranieri oggi, specialmente quando sono in vacanza qua in Italia, puntano gli occhi sulle italiane, anche perché probabilmente siamo ben rappresentati all'estero. Ci sono delle attrici italiane come Maria Grazia Cucinotta, Monica Bellucci, che fanno sognare gli uomini in tutto il mondo. Siamo d'accordo. Magari non siamo tutte belle come loro, però insomma è una cosa certa. Noi sappiamo che cosa vogliamo, quindi arrivano gli stranieri e trovano donne comunque belle, pimpanti, che vogliono comunque, hanno le idee ben chiare, chiarissime. Vogliamo anche dire come, che cosa vogliono le donne? No, fermi, scusi, lo dica. No, lo dica. Non vogliamo, ecco, condominio. Molliconi, quelli insomma che dicono una cosa e poi alla fine ne fanno un'altra. Insomma, ma chi sarebbero i molliconi italiani? Riferimento puramente casuale. Senti, ragazzi, io ho vissuto, studiato all'estero, c'ho avuto un fidanzato tedesco, carino, educato, bel ragazzo. Ma tocca fisso, questa è la verità. Tocca fisso. E così tanti altri stranieri che ho conosciuto. Io preferisco i maschi italiani. Comunque. Scusate, magari la signora, scusate, non è amplificata bene la signora Vinci Guerra, datelo un microfono a mano, grazie. Il microfono a Manuella. Ma a mano, però stoccafisso, ecco, si è capito. Se si è capito. Vado io. Ma com'è? Fabio non mi ha messo bene il microfono per la prima volta nella sua vita. Siamo fidanzati da 9 anni con Fabio.